Buongiorno a tutti e benvenuti. Un video acquisto da Berlinolandia. Come vedete, questo è il biglietto da visita dove trovate sia l'indirizzo per il gruppo che la sua mail se la volete contattare in privato, ma la trovate anche su Messenger. Perché lo dico? Perché è una persona molto disponibile a tutto. Risponde anche subito ed è pronta sempre a dare una mano se ne avete bisogno. Mi piace tantissimo il gruppo perché trovate anche tantissimi prodotti, tante perline, un po' di tutte le categorie. E vi farò vedere cosa ho acquistato questa volta. Il mio acquisto l'ho fatto pensando un po' a Natale, non più all'autunno, ma a Natale. E allora i colori sono un po' così, bianco, rosso, verde, un po' di oro e non solamente. Poi vedete che ho acquistato anche qualche altro colore. Ma in generale sono questi. Spero anche di realizzare qualcosa di natalizio. Ecco, allora. Come vedete, qui non si vede. Questa è una base per embroidery, è la Stiff Stuff. Non lo so, mi è venuto pensiero, diciamo, la voglia di che magari vorrò realizzare qualcosa in embroidery, tanto che non faccio niente e magari riprendo. Poi quello che ho acquistato sono questi aghi da John James, mai acquistati, vorrei provarli anche perché quelli da Miyuki sì, sono buonissimi, solo che a volte se faccio dei lavori più difficili si spezzano, dipende ovviamente di come si usano. E adesso vi faccio vedere. Ho preso delle Storm Duo in colore bianco, ho preso più bustine. Poi un altro colore è questo, che è vedete, un lila molto chiaro. Un altro è questo color oro. Non so se c'è altro, sì, un'altra bustina di color oro. Un'altra di lila, sono un po' colori, come vedete, diversi dal solito, ma come dicevo prima, pensando a Natale. Poi ho preso le Iris Duo bianche, qui sono 30, 25 pezzi, ma ho già utilizzate qualcuna. Queste invece sono le lila cluster. Vediamo sempre di queste sono le gold, ma è un aste gold, è un colore molto caldo. Queste sono le vintage copper, vedete, anche queste ugualmente. Vediamo se c'è, sì, è sempre le gold, aste gold. Dopodiché le Gem Duo bianche e rosse, sempre ovviamente pensando a Natale, vediamo se riesco a realizzare qualcosa. Poi queste invece sono le Moby Duo, le Champagne Luster, e queste che sono misto a più sfumature, sono le Ancient Gold. Poi Daily Jinko, questo colore che
In realtà è bellissimo, proprio leggermente trasparente, con un po', non lo so, sembra un colore aspro così, ma ha un po' di sfumature. Questo filo di Agata, vedete, anche questo ha tante sfumature. Poi ho preso, vi faccio vedere delle fixer già acquistate in passato, e ho trovato il modo di utilizzarle. Poi in seguito vi farò vedere, farò qualche tutorial. E questo colore nero, perché penso di fare qualcosa per uomo, bracciale, ecco, un bracciale per uomo. Anche questo è adatto per uomo. Poi, come vediamo se c'è altro, no, come superduo solo questo. È un matte coral, già acquistate un coral, ma non erano da Bondelli. Invece, anche questi sono da Bondelli, però erano diverse, leggermente più, un colore più vivo. E allora ho acquistato anche questi perché mi piaceva il colore. Ovviamente The Paisley, queste anche già acquistate, le ho riacquistate perché mi piace il colore. È un matte velvet, le purple wine, vedete, molto bello. Questi sono i Baroschi. Adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato dalla Parpuca. Le Minos intanto sono le Coral Red, è un colore molto molto bello. Queste invece sono le Helios, un colore verde con un po' di sfumature vediamo, su bronzo un po', ma neanche tanto, poco, c'è anche un po' di nero, comunque molto bello. Ecco, anche delle ginkgo color rosso. Invece questi sono le Samos, sempre coral red. Le Argos, sempre coral red. Le Samos colore acqua, opaca acqua. Le altre Samos, questo colore malta mi è piaciuto tantissimo, vedete com'è, si chiama opaque beige. Un altro colore è questo, che è questo forse già, Opaque Sapphire Luster, forse ce l'ho già, non lo so. Mi sembrava di no, così visto nella foto, ma poi questo invece, questo sì ce l'ho, è un green, un verde molto chiaro. Molto bello. Vediamo cosa. Da Parpuca non c'è più niente. Invece qui sempre un dei cabochon, vedete, da 6 mm, cabochon a due fori, sono le Red Mud, molto molto bello, un po' tutto rosso e bianco questa volta. Delle perle da 6 mm bianche. Invece qua sempre
perle bianche, questi sono da 4 mm, anche questi da 4, questi invece sono da 3, questi sono da 6, è un colore molto bello, proprio facevo caso, proprio una bella luce. Belle. Poi ovviamente ho anche verde, questi sono da 4 mm e questi sono red, un rosso così, è un colore metallico, tutte e due. Invece qui ho preso le cimbal, sono le cimbal, terminali cimbal per paisley, color oro. Delle kite, un po' un colore così, neo, colori così, non so, dicevo, penso di fare qualcosa anche per uomo, se ci riesco, perché sembra che agli uomini non piacciono cose troppo colorate. E allora ho preso quel colore nero con oro. Questi invece sono le Miyuki Rocaille, sono quelle Duracat Champagne, che devo dire queste vanno bene con tutti i colori, molto utili. E adesso vi faccio vedere il omaggio, questa bustina, proprio tanti grazie di cuore. Bella. Poi le Samos gialle, queste già ce l'ho, mi piacciono tantissimo. Qui invece sono dei rivoli incastonati in colori champagne, marrone. È più un colore whisky che un altro. Un po' di Sauvage, grazie, un colore molto bello, è un bel po' che non lavoro a Sauvage, dovrei riprendere. Delle kite, sempre gialle, che belle. E questi che sono delle coppette, no? Vediamo. Eh sì, ah che belle. Bellissime queste coppette. Già ci vedo qua, lo vedo come un cappetto per un elfo. Ecco, questo è tutto. Grazie alla Sabrina per gli omaggi. Grazie a voi di aver guardato il video. Magari quello che vi ho fatto vedere vi possa interessare. Se vi interessa, vi lascio il link sotto, andate a sbirciare e vedete voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao!